tifoso laziale doc di quest'anno, ci sta facendo un selfie, è Stefano Pantano, campione del mondo di scherma e anche un discreto ballerino dalla Carrucci. Sì, diciamo, ho vissuto anche questa meravigliosa esperienza qualche anno fa, sia una cosa che l'altra, però sì, tutte e due le esperienze. Ho rubato il microfono. Ovviamente non ti chiedo a te il pronostico per questo derby. No, i pronostici non si fanno mai. Poi ho fatto una cosa con la mia amica Francesca a Brienza che non dico. Ah, c'è Francesca. Eccola là, Francesca. Quindi non dico nulla, abbiamo fatto una cosa che lei dice che adesso porta la sfiga, io dico che porta la sfiga a me, che non diciamo avete nulla. Avete fatto una cosa, che vuol dire? È un rituale involontario. E quindi no, speriamo, tutte e due ci auguriamo che non succeda nulla, ecco, sostanzialmente. Quindi un pareggio sarebbe una sconfitta per la Roma, secondo me. Ma non lo so. Innanzitutto grazie. Prego, grazie perché sono particolarmente onorato, perché ricevere un premio da, così tra virgolette, dall'avversario fa particolarmente piacere. Poi qui sono in mezzo a tanti amici, volevo anche ringraziare Ettore Viola per le parole, ma lui sa che io sono molto legato a lui, a Riccardo, insomma alla sua famiglia, anche perché il papà ha rappresentato un uomo secondo me di grandissimo stile, e non posso dimenticare questa cosa, gliela ricordo sempre, che tanti anni fa, quando la Lazio stava per fallire, lui quando praticamente la Lazio si salvò durante la trasmissione, la famosa maratona che fece Michele Plastino in televisione, la telefonata che arrivò alla fine fu dell'ingegner Viola, che disse: sono felice, per una notte il presidente della Roma è stato tifoso della Lazio. E io credo che questa cosa valga più di ogni altro riconoscimento. La classe non è acqua, sicuramente non ci sono dubbi. A proposito, lo sai che ti posso dirti una cosa? Io quando mi ha chiamato l'amico Marcello, mi ha detto: vieni perché c'è il premio 7 gol. Allora, 7 gol, io dicevo, ma questi sono autoironici, ho detto, invece non avevo capito che era 7 gol, quindi perché concedetemi la... A proposito di fair play, la battuta. A proposito di fair play, sai chi ti premia? La Roma Calcio Femminile, è un piacere, rappresentata dal capitano Lucia Conte, Emma Guidi e Serena Landa. Grazie, che brave, poi io premiato dalle atlete, per me è il massimo, come brave ragazze, complimenti. Devi sapere, loro sono forti, queste sono brave, lo sappiamo noi, con Marcello abbiamo fatto una partita anni fa, abbiamo perso 6-0. No, veramente, perché sono allenate. Ma perché uno non immagina, poi si mette sul campo e capisce che invece giocano veramente, non scherzano. Devi sapere, loro sono quarte in classifica nel campionato di Serie B, bisogna arrivare a quel secondo posto che vorrebbe dire promozione in Serie A, e la prossima partita, indovina qual è? Il derby. 17 marzo, vero? Temete la Lazio? La rispettiamo. Vedi l'atleta, come dice, io la rispetto. Questa è la cultura, è vero, brava. Guarda che lo sport, soprattutto lo sport, non mi piace dire minore, però ovviamente il calcio maschile non è neanche lontanamente paragonabile, però tutto l'altro sport vive della passione dei dirigenti, e molti lo fanno veramente solamente per passione, non con fini di lucro, e credo che questo vada assolutamente evidenziato. Bravissimo. Quindi la Roma Calcio Femminile 1965, no, perché da alcuni mesi c'è anche un'altra Roma che fa la Serie A del 2018, ma quello è un altro discorso. Quindi quale dobbiamo tenere in considerazione? Beh, la prima. La prima, certo. La prima, quella storica del 65. Beh. Va bene? Va benissimo. La Roma Calcio Femminile premia Stefano Pantano. Grazie ragazze. In bocca al lupo. Non ve lo posso dire per il derby, però ve lo dico per tutto il resto. Complimenti e in bocca al lupo. Vai, grazie. Posso dire che è stata anche un'emozione sentire Ryan Paris... Cioè, io sono di quella generazione che la dolce vita non è che l'ha ballata di più, cioè l'ha vissuta, mi ha emozionato veramente tanto Ryan. Infatti mi hanno detto di alcuni amici della Roma: vuoi cantare un pezzo pure tu? Io ho detto, no, meglio di no, perché quello che canto io magari non è gradito in questo momento. Guarda, Ryan ci ha fatto un bellissimo regalo, mettetelo in mezzo per una volta, mettetelo in mezzo.